Ci troviamo in Piazza dei Signori a Verona. Da pochissimi istanti è stato dato il via ufficiale all'edizione di Vinitaly and the City, il fuori salone del vino che accoglie tutti i veronesi ma anche i tantissimi turisti presenti. Un palco d'eccezione con tutte le autorità cittadine, presente anche il mastro pasticcere Gino Massari e il wine ambassador Paolo Massobrio. Questa sera ripartiamo con Vinitaly and the City che tira la volata, no? Poi per l'inizio di Vinitaly che ritorna alla grande Vinitaly and the City, e rivedere la piazza così, le nostre piazze così, con tanta gente, con tanti turisti, col vino, ci ridà quello che il Covid ci ha tolto da 3 anni, da 2 anni a questa parte, e 3 anni in realtà, perché poi l'ultimo fu nel 2019. È veramente con grande emozione che oggi siamo qui, è una città a disposizione, un grande legame tra la fiera e la città. Su un piano strategico che già dal 2016 con la 50ª edizione di Vinitaly avevamo deciso di sdoppiare un po' Vinitaly, nel senso di tenere in fiera il business e portare in città i wine lover e tutto quello che è la promozione del vino con l'appassionato, con il consumatore. Credo che ci siamo riusciti e avanti tutta per un grande Vinitaly. Poter vivere la città in tutte le sue manifestazioni, nella enogastronomia ma così anche nell'aspetto culturale, è per tutta la fiera in primis importante, perché si offre anche un bel ricordo di questa emozione che si può provare visitando la città. Un'edizione che torna con i numeri pre-pandemia. Questo è un grandissimo segnale di ripresa ed è un segnale che i veronesi qui presenti oggi e che saranno presenti anche nelle prossime giornate, sia nel centro storico di Verona sia nel quartiere fieristico, apprezzeranno, e sarà un ulteriore tassello per ritornare alla normalità che vogliamo tutti. Maestro Eugenio Massari che ci racconta la sua emozione di trovarsi qui oggi e anche qualche suggerimento. Verona sta dando una lezione di quello che si può fare per essere positivi e propositivi nel prossimo futuro. Il vino che non manca mai per i dolci è sempre quello che si adatta di più al dolce. A Verona ce ne sono un'infinità, anche ci sono degli amaroni che abbinati a dei dolci si sposano perfettamente. Quali vini da segnare in agenda? Lo abbiamo chiesto direttamente al wine ambassador di Vinitaly. L'amarone elegante degli ultimi tempi, delle ultime annate, che è assolutamente da non perdere. E poi ci vuole un grande vino bianco. Io andrei in campagna ad assaggiare i grandi vini bianchi della campagna e poi scopriamo anche i vini rari del Lazio, perché ci sono dei vini bianchi rarissimi.